Un vero e proprio arsenale quello sequestrato nell'operazione condotta dai carabinieri di Varese, compresi due mitragliatori, uno dotato di silenziatore, pistole, munizioni, armi micidiali che un'insospettabile coppia di anziani elvetici portava in auto dalla Svizzera in Italia. I valichi di Brogeda e di Gaggiolo venivano utilizzati proprio per questo traffico di armi con il territorio nazionale. Quindi questo canale di approvvigionamento piuttosto particolare. Il sequestro fa parte di un'indagine condotta dal nucleo operativo dell'Arma di Varese coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Le 8 ordinanze di custodia cautelare eseguite oggi portano a 12 gli arrestati dall'inizio dell'inchiesta che ha visto collaborare magistrati di Milano e Varese, carabinieri e autorità elvetiche. L'accusa a vario titolo di traffico internazionale di armi e stupefacenti. Per gli inquirenti dal sodalizio criminale tramite l'intermediario Francesco Scicchitano le armi arrivavano alla cosca calabrese Ferrazzo, già radicata nel Varesotto. Tra gli arrestati Eugenio Ferrazzo, figlio del boss, in carcere a Pescara. L'ipotesi investigativa è che l'ingente quantità di armi e munizioni potesse alimentare una sanguinosa faida interna. La necessità di approvvigionarsi di armi consente di sottendere appunto a un'eventuale ipotetica guerra interna. Questa è una piccola cosca, ma agguerritissima, e il rinvenimento di queste armi e degli altri arsenali riconducibili a questa cosca dimostrano appunto che non sono soltanto feroci sulla carta, ma che sono in grado di raggiungere qualsiasi obiettivo, di iniziare una guerra.